papà non va a rubare in casa sua. Ero ossessionata dalla poverella, la donna che mi aveva sconvolto da bambina. Quando venne lasciata dal marito, cominciò a piangere tutte le notti. Io sentivo dal mio letto quel rantolo che attraversava la parete e tremavo tutta. Alla poverella, una vicina di casa, chiedeva continuamente dove era finito suo marito. Lei rispondeva che era dovuto partire per lavoro e presto sarebbe tornato. La verità era ben diversa. Il cuore le sanguinava dal dolore. Anch'io non uscivo più di casa, terrorizzata dall'idea che qualche vicino potesse chiedermi dove era scomparso mio marito. Ilaria si occupava di Gianni e della casa, contenta di sostituirmi in tutte le funzioni. Anch'io da bambina giocavo a prendere il posto di mia madre, per sbarazzarmi della sua autorità. Ma ogni volta che provavo a fare come lei, mi rimproverava, dicendo che non ero buona a nulla. Se mi avesse visto adesso, avrebbe avuto la riprova della mia inadeguatezza.